Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Jump Force. Oggi faremo queste tre missioncine che ci sono in giro. Partiremo da questa perché ormai siamo qui e vedremo di che cosa si tratta. Non ne ho idea. Oh guarda, è arrivato un altro tizio che corre. Oh aspetta, sono due uguali identici, wow, questa è magia. Allora, dicevamo, missioni. Ah, ma proprio così? Ho fatto un fail incredibile? O ci sono missioni differenti? No, sono le stesse missioni. Credevo fossero missioni... Eh no. Cioè, Deku è rimasto. Per esempio, vi ricordate che una ce l'ha data Deku, che poverino sta fissando il muro, perché lui è così, lui è molto timidino. A quanto pare sono tutti centro informazioni, ok. Allora, le prendiamo sempre qua, che siamo abituati a farle qua. Allora, missione chiave. Grazie per essere venuti. Direttore, stavolta sarà una missione a tre? Il piano originale era quello, ma ora abbiamo ricevuto notizie di due agguati di Venom in luoghi diversi. Io chiedo scusa per la mia voce, ma oggi veramente è una giornata di starnuti incredibili, quindi questo è il meglio che ho. Mi dispiace. Rufy, Sabo, voi due dovrete andare a Marineford. Tanto per cambiare. Pensi di potercela fare anche senza di noi? Certo, se non vengo a Marineford posso fare di tutto. Lasciatemi a casa da Marineford, non ne posso più di quel posto. Bene allora. Certo che hai parecchia fiducia in Yella, Rufy. Ok. Falli neri, Yella. Razzista, scusate. Conto su di voi. Sarà una passeggiata. Va bene, queste frasette, basta. E niente, io vado a Marineford però, volevo andare col mio personaggio, ma scusa. Marineford, è qui che Ace. Che ci fate voi mezze cartucce? E tu chi sei? Un Venom? Ma io non ho comprato il DLC, ragazzi. Perché c'è Seto Kaiba? Ci sono rimasta malissimo, perché c'è Kaiba? Come osi? Io sono un duellante. E distruggerò ogni singolo Venom per rendere il mondo un luogo più sicuro per il mio fratello Mokuba. Io non mi sono informata sulle espansioni. So che aggiungono personaggi e missioni. So che personaggi aggiungono. Però non mi sono informata più di tanto perché li avrei acquistati più avanti. Non mi aspettavo di vedere Kaiba. Anche tu hai un fratello? Capisco cosa provi. Anch'io ho un fratello minore. Proprio qui. Sono io. Bravissimo, Rufy. Se stai lottando contro i Venom significa che sei dalla nostra parte. Perché non ti unisci a noi? Neanche per sogno. Mi rifiuto di unirmi a dei mentecatti come voi. Non dire così, ci sono dei Venom in giro. Possiamo affrontarli insieme. Mi sono già liberato di tutti i Venom da queste parti. Da solo? Che forza, mi piaci. Dai, unisciti a noi. Quanta energia. Per caso fai parte della Jump Force? Esatto. Allora che ne dici? Che dipende tutto da voi due. Se riuscirete a battermi, ci penserò. Mostratemi cosa sapete fare. Ottima idea. Forza! Perché finisce sempre così? In guardia. Fatti sotto. Va bene, ste frasette. Per me è tutto magnifico. Non me lo aspettavo di trovarmi Kaiba qua. Ora lo voglio giocare, però che cacchio vi detesto. Avete fatto apposta perché adesso non me lo farete usare. Guarda che bello, stai molto tranquillo. Guarda che bello contraddetto. Adesso lo voglio, che palle. Mi odio, spero che sia nel gioco. Era in difesa. Un altro che passa in mezzo alle difese. Non le dovete fare ste robe, va bene. I PG non dovrebbero passare in mezzo alle difese. O lo fanno tutti o non lo fa nessuno. Che fastidio. Aiuto, stavo attaccando. Difenditi, Sabito. Ero tentata di farmi colpire per vederla. Cos'è sta roba? Dicevo, la gente non dovrebbe passare in mezzo alle difese. O tutti o nessuno. Adesso voglio Kaiba. Che palle. Spero che questa non sia una mossa per farti vedere il PG e dirti compralo. Allora è questo il livello della Jump Force. Che ne dici? Sei ancora scettico? Ritiro quello che ho detto, siete interessanti.
Allora ti unirai a noi? No. E qui io metterei una virgola. Devi prima acquistare il DLC. Sgancia le monete e poi forse ci ripenso. Cosa? Perché? Non ho detto che sarei diventato un vostro compagno. Ho detto che ci avrei pensato. Ammetto che potreste essere utili per proteggere il futuro di Mokuba. Ma questo non basta. La prossima volta che ci incontreremo, spero che sareste diventati ancora più forti. Io li odio. Io li odio. È un tipo interessante. È anche un buon fratello. Già. Quindi veramente mi fanno vedere il personaggio. Io li detesto. Io li detesto. Sono veramente delle schifezze quelli di Namco Bandai. Ci avete capito cosa hanno fatto? Ve lo fanno vedere e poi vi dicono: bene, adesso se lo vuoi sganci le monetone e te lo prendi. Io li odio. Fortissimo, l'abito non fa la bambina. Va bene, io vi detesto. So che hanno inserito un personaggio di Hunter x Hunter che è una ragazzina, è quello lì sicuro. Yella, Naruto, mi hanno segnalato attacchi da parte dei Venom. Riguardano diverse zone del mondo, dovrete dividervi e indagare. Ricevuto, ti sfido, Yella. Scommetto che completerò la missione prima di te. Che infantile. Pensi di essere più veloce di me? Bimbo Nutella! Hai fegato, ma non mi arrenderò senza lottare, vedrai. Conto su di voi. Non permetterò ai Venom di distruggere il villaggio della foglia, lo giuro. Avanti, fatevi vedere, lo so che siete qui. Un membro della Jump Force, grazie al cielo. Aiutaci! Tu, non mi sembri un Venom. Ha! No, sono un'innocente e adorabile ragazzina di passaggio. Guarda, non ti credo neanche solo perché hai detto innocente e adorabile. Non ti credo neanche... Innocente e adorabile? Te lo dici da sola? Appunto, sei sospettissima se fai così. Sono venuta qui per fuggire ai Venom. Sul serio? Allora conta su di me. Becille. Sei fortissimo, scommetto che sei uno dei migliori di tutta la Jump Force, non è vero? Questa è una balla enorme. Lo sento dalla tua aura. Davvero? Così mi fai arrossire. Non montarti la testa, perdente. Chi hai chiamato perdente? Vedi qualche altro perdente qui? Sasuke, che ci fai qui? Sono venuto solo per il bene della missione. Sapevo che non potevi farcela da solo. Vuoi dire? Guarda che io qui basto e avanzo. Non suona molto convincente, dato che qualcuno si è già lasciato fregare. Sì, infatti, quella ragazzina lì è sospettissima. Che stai dicendo? Davvero non te ne sei accorto? Che succede? Io sono solo un'innocente ed adorabile ragazzina. E lo ha ripetuto. Ora è sospetta al quadrato. Basta con le bugie. So che questa non è la tua vera forma. Che vuoi dire? Non puoi ingannare i miei occhi. Guarda che belli, voglio dire. Notevole. Comunque sia, non sono una vostra nemica. Ma tanto non mi crederai, vero? Indovinato. Il mio intento è verificare di persona le capacità della Jump Force. Immagino che ora dovrò affrontarvi. Che sta succedendo? Becille. Fatevi sotto. Mi piace perché si è messa a ballare. Palesemente stava ballando. Altro che posa di combattimento. Adesso io però voglio farmi colpire per vedere gli attacchi che ha. Quello è un contrattacco, vero? Stavolta se fa la special mi faccio colpire, ragazzi. Me ne frega niente. Corri, Sasuke! Signorina, però, si impegni, porca miseria. Prego, faccia la special. Lo faccia. Vai. La voglio vedere, ragazzi. Cosa? La voglio. È bellissimo. È veramente bellissima, ragazzi. Che vite
Cristo, adesso la voglio. Dai. Adesso voglio anche vedere Hunter Hunter solo per lei, ma è fighissima, ma che trasformazione, scusatemi. Perché si trasforma così? Spiegatemelo, vi prego. Ehi, Sasuke, non c'è nessun cubo, che significa? Che ha detto la verità, non è un Venom. È un personaggio fighissimo. Come? Scherzi? Sicuramente è un'altra menzogna. Non dovete preoccuparvi. Io sono Biscuit Krieger. Kruger. Freddy Krug, non lo so. Cacciatrice professionista. Ma potete chiamarmi Biscuit. E ti chiameremo così perché... quello lì non lo so pronunciare. Io sono Naruto Uzumaki. Ah, dimenticavo. Ha ragione, questa non è la mia vera forma. Ma è una cosa fighissima questa. Che vuoi dire? Nonostante mi aspetto, ho 57 anni. Come? 57? Beh, questo spiega tutto. No, questo lo spiega un tubo, ma è sempre più figo questo personaggio. L'hai presa meglio di quanto mi aspettassi. Molta gente resta scioccata quando lo scopre. Io invece sono ammaliata, è bellissima questa cosa. Ci sono già passato con Tsunade. Tsunade? Lascia perdere. Se non sei stata tu, allora dove sono i Venom che hanno attaccato il villaggio della foglia? Non sono più un problema, me ne sono occupata io. Li avrà distrutti tutti con quei muscoli fighissimi. Wow, grazie. Non c'è bisogno di ringraziare. Non potevo di certo lasciare che devastassero il villaggio. No, come ninja del villaggio della foglia ho il dovere di ringraziarti. Prego allora. Cosa farai adesso? Se non hai programmi, perché non vieni con noi al quartier generale della Jump Force? Grazie dell'invito, ma preferisco viaggiare da sola, ancora per un po'. Oh, ma poi ti unirai a noi, vero? Sì, quando il possessore del gioco sgancerà i big money. Certo, ci vediamo presto. Ci conto, nonna Biscuit. Nonna? Naruto? Forse non ho sentito bene. Ci conto, Biscuit. Molto meglio. Io voglio sapere tutta la biografia di questo personaggio che non conosco, ma è mistico fantastico per quanto mi riguarda. Adesso lo voglio. Non so chi sia, ma lo voglio tantissimo. Nuovo personaggio preferito. Appena sotto Rookie e Dio. Fatta? Fatta. Ha superato persino Boa Hancock. Pensate un po'. Comunque sono veramente delle carogne, io ve lo dico. Perché ve li fanno vedere, ve li fanno sgolosare. Poi dicono, bene, adesso non li puoi usare finché non sganci monetoni. Maledetti. Sono qui, e questo dovrebbe essere All Might in teoria, perché il terzo personaggio era All Might. Yella, mi hanno segnalato attacchi da parte dei Venom. Riguardano diverse zone del mondo. Ho deciso di chiedere a un altro membro della squadra di affiancarti. Dovrebbe arrivare a momenti. Eccolo. Goku. Hey là, quindi stavolta lavorerò assieme a Yella. No, avrete obiettivi diversi. Ti manderò in un posto che conosci molto bene. Namek. Un posto che conosco molto bene. Lo capirai appena ci arriverai. È Namek, sicuro. Un uomo enorme e muscoloso è comparso e ha iniziato a scatenarsi. Sì, non l'ho già incontrato, era una ragazzina in realtà, non è un uomo enorme e muscoloso. Può sembrare, ma era una bimba. Fidati. Senza dubbio si tratta di un Venom. Intervieni subito. Lascia fare a me. Metticela tutta, Yella. Ok. Andiamo! Ah no, non è Namek, fortunatamente. Sembra l'arena di un torneo. Ma questa è l'arena del torneo mondiale, appunto. Ecco perché diceva che lo conoscevo molto bene. I Venom dovrebbero essere qui. Ma dove? Questo... è All Might! Guardalo che fico! La segnalazione era giusta. Sento la sua aura. È incredibilmente forte. Ecco, poi quando si gira è un po' più imbarazzante, ma dettagli. Salve! Heyo! Ma guarda, non pensavo che esistessero anche Venom e Ducati. Tutti quelli che ho incontrato finora erano malvagi e basta. Venom? Ti sbagli, giovanotto. Giovanotto. Non mi riconosci? Sono proprio io. Tu? Sei un Venom, no? Assolutamente no! Proviamo così. Sono qui. Ok.
Non seguo l'anime, scusatemi. Sono qui anch'io, per sconfiggerti. Non è servito a niente. Ecco, io sono esattamente Goku in questo momento, che non sta capendo un tubo. Probabilmente quella è la sua posa tipo Team Rocket e io non l'ho riconosciuta, ma va bene uguale. Non verrai mica da un altro mondo. Deve essere per questo che non mi riconosci. Io so solo che sei un Venom. Sei un pirla. Ti ho detto di no, lo giuro. Sapevo che c'era un Venom enorme e muscoloso, ma non mi aspettavo di trovarne due. Due? Toguro? E tu chi sei? La situazione peggiora sempre di più. Nonostante gli occhiali da sole, è evidente che il tuo amico non è molto amichevole. Diamo inizio alle feste. Come faccio a risolvere questo malinteso? Arrivo! Non ho altra scelta. Va bene, Namco Bandai, va bene. Se non cambiare personaggio, Toguro lo devi lasciare fuori dallo scontro. Io voglio vedere All Might, ok? Vai, attaccami con... Toguro, voglio vedere All Might, ok? Non sono qui per vedere te, Toguro. Ti conosco fin troppo bene. Ho schivato con arte ed eleganza, vedi? Posso vedere All Might, per favore? Lo conosco bene, Toguro. Non mi interessa vedere Toguro. Questo è un errore grosso. L'ho preso? Lo subisco! Ok. No, era più bella la ragazzina che diventava energumeno incredibile. Era molto meglio. Cos'è sta cosa? E passa in mezzo alle difese, che vedete. Provo a fare una cosa. Ecco, non funziona qua, quindi non c'è il cambio mappa. Io vorrei sapere perché non sta morendo quest'uomo. Ha la vita inesistente. Non ce n'è, guarda, non ce n'è. Ha un HP letteralmente e non sta crepando. Mezz'ora che lo meno e non sta crepando. Com'è possibile? Perché non è diventato blu? Era a carica al massimo la barra. Che tristezza, non è diventato blu. Lui è svenuto male e invece lui no. Allora io chiedo scusa a tutti i fan, ma All Might è quello che mi piace meno. Gli altri due hype, incredibile, adesso li voglio, che cacchio. Ehi, perché non scompari? Hai l'animo di un combattente, sei davvero forte. Hai ragione, ma non è questo il punto. Ma che posa da fiero però. Il fatto è che non sono un Venom, sono All Might, un eroe. Un eroe? Esatto, un eroe. Cosa? Adesso capisco tutto. Certamente, Goku. Un Venom non può avere un sorriso così smagliante, giustamente. Un Venom non potrebbe avere dei denti così scintillanti, voglio dire. Guarda che bianchezza che hanno. Che bellezza. Scusa tanto, errore mio. L'importante è che tutto si sia risolto. Un eroe non se la prende per sciocchezze del genere. Non ci siamo ancora presentati come si deve. Io sono All Might. Tu fai parte della Jump Force, non è vero? Mi chiamo Goku. Anche tu stai combattendo contro i Venom? Certo, come qualsiasi eroe che si rispetti. Fico è fico però, eh. Allora dovresti entrare anche tu nella Jump Force. Ti ringrazio dell'invito, ma prima vorrei scoprire qualcosa di più sui Venom per conto mio. Ma soprattutto attenderò che il poraccio possessore di sto gioco compri le espansioni. Peccato. Beh, spero che un giorno deciderai di unirti a noi. Ma certo, scommetto che presto ci incontreremo di nuovo in battaglia. Non come avversari, ma come alleati. Ci sto. Però non mi dispiacerebbe battermi di nuovo con te. Accetto volentieri. Ottimo, ci conto. È una promessa. Va bene, queste frasi finali, porca miseria, che non vogliono dire niente e allungano i discorsi di ore, porcaccia. È tornato Chris. Ciao, Chris.
Che bello, mi è mancato. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like ed iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti. E ne è arrivato un altro? Come? Però non posso lamentarmi tutte le volte. Va bene così, sono contenta che c'è gente intorno a me. C'è la vita, va bene così. L'altra volta ero triste e sola, va bene così.